Questo programma è offerto da mvaconnect.it. Digital Set Impianti di D'Alessio Giuseppe. Castagno Caffè a Ponte Cagnano. Spesa Amica. Scelgo bene ogni giorno. Cilento Time, il giornale online del Cilento. Bene, oggi ospite qui in questo speciale Cilento TV del telegiornale il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Sindaco, dopo due mesi che il comune di Camerota è sotto emergenza, fortunatamente ancora non presentiamo contagi di Covid-19. Oggi, anzi ieri a Camerota, c'è stata proprio la RAI che ha messo in evidenza l'ottimo lavoro svolto dalla sua amministrazione. Cosa ci può dire? Ma innanzitutto grazie a voi per l'invito e per la possibilità di informare tutti i nostri concittadini. Sì, ieri abbiamo avuto questa visita da parte di Rai News in segno di riconoscimento rispetto al lavoro svolto in questi due mesi incessantemente da parte non solo dell'amministrazione comunale, direi. Forse sarebbe più giusto che questo risultato fosse condiviso con tutta la popolazione che è stata artefice fino a questo momento di questo allontanamento del coronavirus. Innanzitutto vorrei sempre sottolineare che noi siamo in piena emergenza e lo saremo ancora per mesi, quindi questo risultato fin qui acquisito deve essere consolidato ogni giorno. E siamo molto soddisfatti di questo risultato che ovviamente è frutto di un lavoro di progettualità, di programmazione e di grandi sacrifici. Noi non abbiamo, come ho detto alla RAI, in questi due mesi abbandonato i nostri presidi per un solo momento, ma questo è stato possibile proprio perché in questi due mesi si è consolidato un progetto che spero, oltre ad essere stato preso ad esempio come progetto pilota, sia un progetto che possa essere contaminato anche in fasi successive. Io mi auguro che da questa emergenza, da questa lezione di vita, si apprenda appieno di quanto è importante la popolazione e quanto è importante il sacrificio di ognuno di noi per ottenere appunto dei risultati. Hanno funzionato i presidi, ha funzionato la protezione civile, hanno funzionato i carabinieri di Camerota con il comandante Carelli, il nostro sovrintendente Cammarano, la protezione civile ben diretta dal responsabile Gerardo Pellegrino e dal responsabile alla logistica Walter Ciociano e oltre alla parte politica. Ma ha funzionato benissimo anche la macchina della solidarietà che ha sempre sostenuto i presidi. Noi non dimentichiamo che siamo stati coccolati dalla nostra popolazione per giorni interi. C'è stata una gara di solidarietà nelle frazioni, non hanno fatto mancare mai il proprio apporto, il calore, a volte vi erano 5-6 famiglie che si offrivano tuttora per preparare il pranzo ai ragazzi delle varie squadre. Oltre a questo i tantissimi giovani che si sono prodigati per i propri concittadini per consegnare i pasti caldi, i buoni pasto e tantissime altre cose. Quindi Rai News ieri ha voluto omaggiare questo grande lavoro che io in questo momento mi sento di dover condividere con tutta la nostra popolazione. Bene sindaco, ci avviamo verso la fase 2 di questa emergenza. Lei ha comunicato già qualche giorno fa tramite Facebook e tramite il sito istituzionale del comune della ripresa dei lavori pubblici, naturalmente in primo luogo il completamento del depuratore di Marina di Camerota che ha una priorità assoluta. Diciamo che noi in questi due mesi non abbiamo mai perso diciamo quello che è l'obiettivo, ossia guardare al futuro e alla Camerota che dobbiamo costruire.
Quindi contemporaneamente siamo stati sull'emergenza, ma sempre con la consapevolezza che l'emergenza prima o poi dovrà finire e noi non dobbiamo farci trovare impreparati. Quindi abbiamo diviso il nostro tempo diciamo in più fasi, abbiamo dovuto raddoppiare le ore di lavoro che erano già tantissime e con gli uffici chiusi abbiamo potuto portare avanti molti lavori pubblici che erano diciamo in fase di dirittura d'arrivo e che in questi due mesi sono stati completati. A questo proposito devo veramente ringraziare il responsabile dell'ufficio lavori pubblici, la dottoressa Coraggio, che insieme al segretario, al dottore Castaldi e a tutti il segretario comunale, quindi tutti gli uffici hanno lavorato tantissimo. Questo ci ha permesso appunto di completare tantissimi iter che erano appunto ancora appesi. E non abbiamo mai smesso di lavorare, abbiamo sempre in piena sicurezza e attuando tutti i protocolli continuato le opere pubbliche che erano diciamo consentite. Quindi il depuratore nell'ultimo mese ha avuto da parte dell'Enel il completamento dei cavidotti, ci avviamo alla fase definitiva, proprio ieri abbiamo completato in zona lungomare Trieste di Marina di Camerota, abbiamo cominciato a smantellare il cantiere per quanto riguarda le pompe di risalita della stazione di pompaggio appunto sotto al porto di Marina di Camerota, che consentirà di staccare la seconda condotta sottomarina, quella che va dietro al porto, mentre quella della Calanca, come tutti sappiamo, già è stata dismessa. Quindi oltre al depuratore di Marina si sta completando alacremente, velocemente, il depuratore di Lentiscosa, che è veramente una grandissima soddisfazione. Siamo anche in quel di Lentiscosa in fase di dirittura di arrivo, anche lì si sta provvedendo appunto con l'energia elettrica a dare il via al completamento e a giorni inizieremo anche la chiusura del depuratore di Licusati. Quindi noi siamo fiduciosi che Camerota presto, dall'assenza totale di depuratori, molto presto noi avremo 3 depuratori nella nostra frazione e posso già anticipare che molto presto inizieremo anche a verificare per Camerota capoluogo. Anche lì saranno 2 vani prefabbricati nello stile di quello di Lentiscosa per circa 1000 utenze e quindi nel corso del fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, anche Camerota capoluogo dovrebbe avere il depuratore. Oltre a questo ovviamente noi stiamo lavorando per la chiusura del pozzo di Licusati, ormai anche lì siamo in dirittura d'arrivo, l'acqua come tutti sanno è stata trovata a 350 metri, la Consac, ringrazio l'ingegnere Parrilli e il presidente della Consac, il dottor Maione, per il grande lavoro che hanno svolto e in questi giorni sono stati portati anche tutte le tubature per l'installazione della pompa di pescaggio che consentirà l'inizio appunto il completamento dei lavori che martedì prossimo riprenderanno insieme a tanti altri cantieri, come siamo in dirittura di arrivo per il parcheggio in zona San Vito a Camerota capoluogo, un terreno di 1000 metri che è stato acquistato a novembre di quest'anno dal comune di Camerota e questi giorni cominceremo pure lì a sistemare il terreno per consentire a tutti i cittadini di San Vito finalmente di poter parcheggiare. Camerota ha una situazione abbastanza delicata per quanto riguarda i parcheggi e la ripresa dei lavori di Piazza Castello, che anch'essa è imminente, quindi anche questo è un altro cantiere che insieme alla Lentiscosa Camerota vedranno prestissimo, non voglio anticipare tempi brucianti, ma credo nella prima decade di dicembre saranno tantissimi lavori. Proprio oggi, stamattina, con grande soddisfazione posso dire,
Abbiamo ricevuto il decreto di primo stralcio di finanziamento della Lentiscosa Camerota. A questo proposito voglio ringraziare il Presidente della Quarta Commissione Trasporti, l'Onorevole Luca Cascone, che ancora una volta ha mantenuto fede ai propri impegni. Come d'altronde ha mantenuto fede per il bando del porto di Marina di Camerota, bando che è andato appunto da circa dieci giorni sull'albo del Comune di Camerota, quindi sono tantissime le ditte che si stanno accreditando per poter partecipare a questo bando di 6.400.000 euro, che vedrà tanti lavori. Come è andato a finanziamento, e prestissimo inizieranno anche qui i lavori per quanto riguarda il Museo del Mare di Marina di Camerota. L'altra bella notizia è la palestra di Marina di Camerota, dato che le scuole non riprenderanno più per quest'anno, abbiamo deciso di dare in modo scoppiettante inizio immediato ai lavori, cosa che avverrà anche questa nella prima decade di maggio, per consentire di portarli molto in avanti, in modo che già alla ripresa dei lavori il corpo statico del fabbricato può prendere forma. Quindi sono tantissimi i progetti che abbiamo non a bando, a finanziamento, ma che sono proprio progetti che devono partire immediatamente. Questo ovviamente avverrà in piena sicurezza, tutte le aziende ovviamente sono aziende accreditate, molto importanti, che, con le quali i nostri uffici hanno già preso contatti per appunto fare in modo che tutto avvenga nella piena sicurezza. Ovviamente oltre a questo ci sono dei progetti che sono ancora in fase diciamo abbastanza avanzata, ma non ancora conclusiva, come quello del lungomare di Marina di Camerota, del campo sintetico di Camerota, che non appena finirà questa emergenza, sul quale torneremo in modo forte e deciso, come la piazza, invece i locali della piazza antistante a Lentiscosa, piazza Semaforo. Inoltre dovrebbe essere anche a breve chiusa la vicenda del castello di Marina di Camerota. Tutto questo ovviamente è tanta carne a cuocere, oltre ovviamente all'ordinario, a dei project financing per quanto riguarda l'ampliamento del cimitero di Camerota, anche questo è stato pubblicato di recente. Saranno asfaltate diverse strade in tutte e quattro le frazioni, e stiamo per iniziare anche i lavori nella parte alta di Lentiscosa per dare l'acqua a 30 famiglie nella zona campo sportivo, che aspettano da circa 30 anni. Abbiamo chiuso un protocollo d'intesa proprio nella giornata di ieri con la CONSAC, e quindi voglio ancora una volta ringraziare anche l'onorevole Valiante per l'interesse che ha avuto nei nostri confronti, insieme alla CONSAC, quindi all'ingegnere Parrilli e al presidente Gennaro Maione. Questo ci consentirà appunto di sopperire ad una mancanza che avveniva da tanti anni, e speriamo che questo dell'acqua non sia l'unica condotta che realizzeremo, ma stiamo lavorando anche su altre condotte come quella di Marco, che è un po' più complessa e avrà bisogno di un po' di tempo in più. Quindi un'attenzione ad una Camerota che vedrà tantissimi lavori, verrà tantissime opere realizzate, e io assicuro che queste non sono chiacchiere. Bene Sindaco, quindi si è parlato di opere pubbliche, quando, come lei ha detto, ci sono tantissime opere che stanno quasi tutte verso la parte terminale della consegna dei lavori. Ma torniamo un po' al commercio. Eventualmente come si può ripartire con il commercio qui nel Comune di Camerota, visto con tutti questi decreti che ci sono, che sono stati emessi dal Governo nazionale e dalla Regione Campania? Ma guardi, più che Comune di Camerota, qui deve ripartire l'Italia. L'Italia sicuramente non può partire pensando all'assistenzialismo in modo, diciamo così, a lungo termine. L'assistenzialismo uno Stato può diciamo consentirlo nella fase immediatamente post gravità
quindi, ma noi dobbiamo immaginarci che l'Italia, che è una nazione di lavoratori, una nazione di partite IVA, una nazione di microimprese, non può vivere a lungo appunto con l'assistenzialismo. L'Italia ha bisogno di ripartire immettendo nel circuito liquidità, denaro, perché gli italiani sono pronti a rischiare, lo dimostra il fatto che siamo forse il popolo con più partite IVA in Europa, e questo la dice lunga sull'importanza delle microimprese che sorreggono appunto il sistema italiano. Per ripartire ovviamente oltre a non far sì che si dia il contentino attraverso il posticipare il pagamento delle tasse, in quanto se un'impresa non lavora dopo tre mesi si ritroverà a dover pagare le tasse a scadenza più quelle posticipate, e se l'azienda non ha lavorato non potrà pagare né quelle a scadenza e né quelle posticipate. Quindi bisogna snellire il sistema rapidamente, cercare di defiscalizzare il più possibile, dare anche agio e armi ai comuni per poter a loro volta spalmare nel medio-lungo termine appunto quanto dovuto dai cittadini, ma dare possibilità di ridurre appunto in questi prossimi 24 mesi il peso fiscale agli italiani, altrimenti la ripresa non ci sarà. Bisognerà dare anche possibilità di assunzione in modo più snello, più fluido, intervenendo anche qui su misure per defiscalizzare, e oltretutto cercare di ripartire subito dopo questa emergenza Covid-19 magari a comparti stagno. Io mi immagino che venga prima immediatamente, e questo è quanto ho detto anche alla RAI, ma credo che il Presidente De Luca sia sul pezzo, di dividere un po' le cose. La nostra regione è arrivata a circa 30 casi al giorno, quindi possiamo dire che per quanto ci riguarda siamo quasi al punto zero. Addirittura in provincia di Salerno siamo da un paio di giorni a zero casi. Nei comuni come Camerota, comuni Covid free, come definiti ieri da RAI News con grande orgoglio da parte nostra, noi possiamo pensare che l'economia circolare, ossia quella del comune, debba essere immediatamente rimessa in piedi. Quindi mi immagino che i comuni come Camerota, come San Giovanni a Piro, come tanti altri comuni del nostro comprensorio possano ripartire subito a livello locale e che facciano anche un po' di rodaggio prima che poi arrivi la stagione. Quindi i nostri esercenti che si abituino soltanto con i cittadini residenti, potrebbe essere anche utile formarsi nelle prossime settimane per poter poi ricevere flussi più importanti e anche flussi turistici che, sono convinto, nonostante i problemi, quest'anno noi avremo. Bene, Sindaco, notizia di stamattina, il giornale Il Quotidiano di Mattino metteva in evidenza una notizia del nuovo esodo da Milano verso Napoli il 4 maggio. Quindi si prevede che arriveranno un'ondata di tante persone che scenderanno dal nord al sud. Sì. Come vede lei questa? Ma questo già è avvenuto circa il mese fine marzo, e comunque noi non ci siamo fatti trovare 7 marzo. Il 7 marzo. Noi non ci siamo fatti trovare pronti, infatti come c'è stato quest'esodo io ho immediatamente convocato l'8 marzo mattina il COC, il centro operativo comunale, e da lì sono nati i presidi nel nostro comune. Anche il presidente De Luca ovviamente è stato molto determinato e deciso, e lo ringrazio pubblicamente, e quindi ha fatto sì che intervenendo sul ministro Conte ha fatto presente di quest'esodo, e quindi la regione Campania, diciamo, si è fatta a trovare pronta, anche se è stato un momento di grande spavento, diciamo che siamo riusciti a contenere al massimo i danni.
Credo che bisogna anche in questa seconda ondata non farsi trovare assolutamente impreparati, bisogna per chi ovviamente ha bisogno, per chi ha perso il posto di lavoro, perché non ha più possibilità di poter pagare casa, il fitto, quindi bisogna consentire a queste persone che hanno le residenze di ritrovarsi con i propri familiari, perché ci sono anche delle situazioni delicate, gente che da mesi non lavora e che quindi ha finito anche riserve economiche importanti e ha bisogno di rientrare in casa anche per una questione mentale e fisica, e ovviamente ha bisogno di stare bene, ma con grande responsabilità loro tutti. Fin da adesso chiedo che chi arriverà a Camerota dovrà osservare la quarantena, i nostri concittadini ci dovranno aiutare e denunciare, perché noi chiederemo la quarantena volontaria e nel caso ciò non avvenga io chiederò al Presidente De Luca di continuare con questa determinazione, con questa decisione che l'Italia intera gli ha riconosciuto e che, di cui siamo tutti quanti grati, e grazie diciamo a questo intervento siamo riusciti così ad avere tante zone verdi che hanno evitato disastri che alla Campania potevano costare caro. Bene, sì, ci avviamo verso la conclusione. L'estate 2020 oramai è vicino, ci può dire lei come sta organizzando quest'estate 2020 per il Comune di Camerota? Ma noi, come per quanto riguarda i lavori pubblici, come amministrazione e con tutta la squadra di governo che ovviamente lavora a pie mani su tutti i problemi, stiamo continuando in una fase di ascolto con quanto riguarda gli imprenditori, abbiamo delle videoconferenze, abbiamo degli incontri a gruppi ridotti per poter mantenere le distanze di sicurezza. Pochi giorni fa ve ne è stato uno al villaggio dell'isola di Marina di Camerota. Abbiamo un gruppo WhatsApp, delle chat dove ognuno di loro sta esprimendo le proprie idee, cercando di trovare una piena condivisione, stanno nascendo tante cose importanti. Abbiamo fatto un documento, forse siamo stati tra i primi comuni, che io ho inviato prima all'assessore Corrado Matera, l'assessore al turismo, che ringrazio perché ci è vicino ed è la nostra voce in regione per quanto riguarda il turismo. Stiamo lavorando soprattutto sulla sicurezza. Il progetto turistico di Camerota quest'anno è imperniato sulla sicurezza come per tanti altri comuni. Noi le nostre bellezze le conoscono tutti e quindi non c'è bisogno più di vendere la nostra bellezza. Dobbiamo, e tutti hanno capito che il Meridione ha dato un grande messaggio anche a livello di professionalità, di serietà e di sicurezza, bando alle ciance e alle stupidaggini che abbiamo ascoltato anche in televisione in queste settimane. Quindi sono i numeri che parlano come sempre e la Campania è una regione virtuosa sotto questo punto di vista. Noi stiamo lavorando sulla mappatura completa di tutti coloro che verranno in vacanza a Camerota, quindi ci saranno dei checkpoint dove noi dobbiamo sapere chi arriva a Camerota e dove viene ospitato, in modo che in caso ci siano delle difficoltà poter subito correre ai ripari. Quindi diciamo il mio invito è anche per tutte le case vacanza di mappare tutti coloro che arrivano a Camerota, di censire tutti, di inserirli nel portale PaiTourist nel caso si potrà appunto ricevere degli ospiti, perché dobbiamo aspettare il governo centrale le prossime settimane per sapere come andranno le cose. Ci stiamo organizzando appunto per far sì che vengano misurate le temperature a tutti gli ospiti con gli scanner, che insomma siano sanificati tutti i locali come per legge, e quindi ci stiamo organizzando in tutti i modi, anche perché Camerota ci consente di diversificare in quanto è un comune molto grande dal punto di vista
proprio chilometrico. Siamo un comune di 80 km quadrati che ha tanti chilometri di spiagge, con centinaia di chilometri di percorsi naturalistici, quindi noi possiamo veramente diversificare la nostra offerta. Non abbiamo spazi ridotti, abbiamo tanti posti letto, ma abbiamo anche tantissimo spazio per i nostri turisti. Quindi io sono convinto che bisognerà puntare anche su un messaggio chiaro. Potrebbe essere anche un'opportunità da raccogliere per puntare meno sulla quantità e andare a fare un discorso qualitativo importante e creare anche nuove nicchie di mercato che puntano non soltanto al mare, ma soprattutto alle nostre frazioni dell'entroterra, che ogni anno e sempre con più forza i nostri turisti stanno scoprendo. Mi rivolgo ovviamente ai tre borghi interni, quello di Lentiscosa, quello di Licusati e il capoluogo Camerota. Le opportunità di fare turismo sono tante, le case vacanze sono tante, e quindi si può veramente pensare, anche se sarà un'estate che partirà in modo blando, ma dobbiamo ragionare in modo positivo. Abbiamo bisogno che questa estate, anche se non sarà un'estate di numeri eclatanti, sia un'estate che faccia continuare questo trend positivo di Camerota, che l'anno scorso è stata la meta più importante numericamente di tutta la regione Campania. Quindi un'opportunità da cogliere. Noi come amministrazione dobbiamo evitare che il comune di Camerota, che è visto come un comune Covid free, un comune verde, venga presa addirittura d'assalto, perché non dimentichiamoci che più i numeri scendono, più la voglia di uscire di casa, la gente ha ragione, la gente è stremata e stanca, e noi però dobbiamo evitare che qui arrivi di tutto e di più e che poi accadano quello che abbiamo evitato fino adesso. Bene Sindaco, io lo ringrazio per questo suo intervento qui a Cilento TV. Vi invito di nuovo alla settimana prossima ad informare i cittadini, perché noi qua in redazione vogliono sapere effettivamente come si procede nel corso per l'estate, ma non solo per l'estate, anche per la sicurezza e per tutte queste cose. Grazie, sono io che ringrazio Cilento TV per il lavoro che fa e anche l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento, il mio abbraccio a tutta la nostra cittadinanza, in particolare alle persone anziane che stanno soffrendo tantissimo per stare in casa, e ai bambini che spero di rivedere presto per strada.